Eccoci qua di nuovo con qualche minuto di ritardo, Roberta, peccato, però... È tradizione oramai quest'anno. Sì, sì, tradizione consolidata, 34 puntate. Sì, sono tante. Troppe. Eh sì, troppe forse, è una puntata speciale, piena anche quella di questa sera, tutte le sere, tutte i lunedì sera. Ormai quando si è verso la fine, insomma, succede spesso. Sono tante emozioni, è vero. Eh sì, c'è un'altra, visto che ho parlato di emozione, fa rima con... promozione. Esatto, allora facciamo, fatevi un bel applauso alla Real Dem, in Serie B, sale anche la Dem. In Serie B, meritatamente. C'era in sospeso qualcosa, non c'è due senza tre per quanto riguarda le squadre in Serie B, adesso ne abbiamo finalmente tre. Da un è bel vero. Po' che non si vedevano tre squadre, anche se poi abbiamo battuto i record qualche anno fa con cinque formazioni in Serie B, se ricordo bene, e adesso sono tre, quindi sarà c'è il Loreto, sicuramente non ci c'è Civitella, ma c'è anche la Dem, l'ultima arrivata. Non poteva mancare l'appuntamento una squadra così forte, ma vai con gli ospiti, sono... molto interessanti perché abbiamo anche due donne. Eh sì, due donne particolari, non sveliamo, non diciamo troppo. Intanto salutiamo e ringraziamo per essere qui questa sera, un po' la guest star di questa sera, mister Fulvio Colini. Complimenti, mister. Complimenti per tutto. Guest star, guest star. Traduci. Vabbè. Traduci, si capisce, insomma, appunto. Migliore... No, lo vuole sapere Andrea. In assoluto. Allora, poi andiamo avanti, abbiamo detto due presenze femminili, la Chioma è bionda, eccola qui inquadrata, la bellissima Mila Cantagallo, giornalista del Messaggero, ovviamente collega di Rete 8. Applauso un po' timido, Mila. Ma io non vado in campo, scendo in campo come mister Colini. Da una bionda passiamo ad una bella mora. Questa sera non ci siamo fatti mancare nulla. Giornalista del Centro, Francesca Lupone. Buonasera Francesca. Ce l'abbiamo fatta, Francesca. Per beccare voi due non è stato facile. È vero, tanti impegni. E adesso ragazze. vincitori. Perché... sì, ovviamente abbiamo la squadra della Real Dem, non poteva mancare il presidente della Real Dem, Enea D'Alonso. Allora, il presidente lo chiamiamo onorario, ma insomma è così, perché lui un po' pilota tutto, anche se quello poi effettivo è un altro che presenteremo dopo, anche dandogli delle, perché è un professore e anche ingegnere, pensa un po' tu. Dai. E dulcis in fundo, l'allenatore e giocatore, un guerriero di razza della Real Dem, Giuseppe Repetto. Buonasera Giuseppe. Benvenuto Giuseppe, non c'entri niente con tuo padre, non parleremo del Pescara, no. Calcio a 11. E poi tutta questa squadra che ha un fiore all'occhiello al centro, riconoscibilissimo, alza la mano, si sta a girare, guarda là, un a caso. Chi è? È lui, non ci possiamo sbagliare, Ivan Alves Junior, il fantastico Junior. Complimenti. Ma insomma... sforzato, fatto solo 7 gol su 8, insomma. Beh, voleva farne un po' di più. Non è una percentuale molto alta. Ma non abbiamo solo lui, perché poi presenteremo tutti gli altri ospiti. Intanto li voglio anticipare quelli accanto, perché gli altri sono i giocatori, però ci sono dei dirigenti. Quello accanto a Junior è Davide Forcone, che è il vicepresidente, ma che ha accompagnato la squadra tra un'emozione, una palpitazione, una quante durante il campionato. Speriamo che oggi vada bene, speriamo, prima della partita. Davide, un applauso a Davide, un applauso a Balta Di Domenico, che ritroviamo dalla Marsica con furore. Bentornato Walter, sai che insomma quando sei nell'area metropolitana ci fa molto piacere, senza dimenticare però la Marsica, perché è una regione che ha dato tanto lustro al calcio a 5, non lo vogliamo, soprattutto nella tua zona, nella tua città, eccetera. Quindi non lo dimentichiamo. Ma il presidente effettivo è Alfredo Di Fiore, il quale è l'ingegnere, il professore di qui sopra, che ha accompagnato con tanta pazienza questa squadra. Sì, poi allora, presenteremo tutti i giocatori, certo, ne manca parleremo uno. Parleremo anche con loro. Però, cosa vedremo stasera? Chiaro che si assottiglia, insomma, il beh, colpettone ovviamente, per ovvi motivi, serata. Sì, Serie A, scheda sul Pescara, gli altri gol di Serie A, e poi Serie C1, playoff, Bocastrum, Castorano, Real Dem, ovviamente, finale nazionale juniores, Vis Lanciano. Sì, parleremo anche della Vis Lanciano, che non ce l'ha fatta, parliamo del titolo nazionale juniores femminile, stava lì a un passo, però, insomma, ha incontrato una Lazio che è una gran bella squadra, tra l'altro detentrice del titolo nazionale già dall'anno scorso, la squadra di Giorgio Regni. Allora... esatto, e adesso scalpitano Sergio, perché tutti vogliono conoscere i titoli. E allora forza Massimo dalla regia. Va bene. Serie A. Leggi bene, mamma mia, mi mette il voto questa. Non leggere come Mila Cantagallo qualche tempo fa. Pescara, finale merce rara.
l'assalto si prepara di fronte al caos Ferrari. Eh sì, sarà un vero e proprio assalto. A femminile, il Montesin non va, no. Paga Dazio a Lucy Lazio. Andiamo avanti. Lucy naturalmente Lucy Leia. Ma Francesca non si doma, l'aspettiamo al Palaroma. Beh, Francesca Salvatore naturalmente. Ha un carattere che conosciamo tutti, un bel temperamento. E adesso per la Bemba. Sono maschile, qui mi devo veramente impegnare ragazzi. Nina cantava, sei grande, 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 cioè mi fa anche cantare qui a Palermo, veramente. Mi è piaciuto questo titolo, sei grande, grande, grande. Qualche stagione fa, forse Fulvio ce la ricordiamo di più. Ma non abbiamo finito qua. No, ma Junior è infinito. 7 gol di un super mito, sottoscritto. L'applauso ancora a Junior, è un super mito. Davvero, complimenti. Spero che ti piaccia, Junior. Sergio sta ancora aspettando quell'elisir di lunga vita, di eterna giovinezza, Junior. Sì, sì, ne parleremo in privato noi due, siamo nati peraltro lo stesso giorno. Va bene, qualche anno di differenza. E allora, i risultati ovviamente sono pochi, facciamo un po' il punto della situazione, allora supportiamoci. Vediamo con la grafica, sì, sì. Vediamo la grafica. Primo piano meritatissimo per Ames. Vai. Risultati, semifinale, gara 2, ovviamente sì, sono gare 2-3, perché l'una ha finito a gara 2, l'altra a gara 3. Pescara, Acquistapone, Megros 7-3, gara 2, Luparense, Caos, Ferrara 7-3, gara 3. No, 3, vabbè, sì. Sì, Luparense, Caos, Ferrara è terminata invece 3-5, Pescara e Caos in finale scudetto. E comunque ci vuole un applauso qui, complimenti. Certo. Pescara, finalista. Questa è, insomma, la Demma ha scavalcato il Pescara in importanza, ma il fatto che ne dovremo parlare a lungo perché le gare sono tante, tant'è vero che le vedremo tutte insieme fra un attimo. Vediamo gli altri risultati però che mancano. Sì, la allora, femminile. Per quanto riguarda la femminile. Semifinali, gara di andata, Ternana Statte 2-1, Lazio-Montesilvano 3-1, nota dolente per il Montesilvano purtroppo. Eh sì. C1. Playoff, promozione in B, gara di ritorno, Bocastrum, Castorano, Real Dem 3-8, l'andata era terminata 2-4, Real Dem, lo ricordiamo, promosso in Serie B. Complimenti ragazzi, ancora. Davvero da parte nostra, vi facciamo noi gli applausi, perché non era una partita facile, ma ne parleremo dopo, assolutamente tutt'altro che semplice, vai. C femminile, playoff, promozione in A2, gara di ritorno, Pian di Rosa e Custeramum 3-1 dopo i tempi supplementari, l'andata era terminata 1-2, Custeramum eliminato. Purtroppo è eliminata la squadra della bravissima Cristina Olivieri e di tutto il suo staff, ho citato lei un po' perché la ragazza simbolo, tra l'altro ha segnato l'unico gol proprio lei su questo 3-1, era finito 2-1 poi i supplementari, la squadra del Pesarese, Pian di Rosa è un piccolo centro vicino a Pesaro, ha avuto la meglio e la squadra biancorossa purtroppo è stata eliminata. C'è un ultimo risultato. Sì, diciamo qualcosa anche sulla Serie D. Esatto, maschile ovviamente. Playoff, San Vito Città di Teramo 7-5, a passare in C2 e l'Olympique Montesilvano seconda in Coppa. Beh, questa è una fortuna. Sì, è andata molto bene al presidente Stefano Barrettara, che si ritrova grazie al San Vito che prima l'aveva battuto, però lo stesso San Vito poi ha fornito questo assist per salire in C2. Hanno fatto un tifo spudorato. Eh sì, diciamo per così. Il San Vito 83. Va bene, allora Roberta, vediamo che cosa succederà nelle prossime settimane. Sì. Prossimi turni a maschile, vediamo tutto in grafica. Massimo, sono 5 quadri. Tutte dirette Rai Sport 2, lo ricordiamo. Giovedì 28 maggio, ore 20, Giovanni Paolo II, gara 1, Pescara Caos Ferrara. E questo è l'appuntamento più immediato. Stiamo parlando di 3 giorni, fra soli 3 giorni. Quindi non mancate, ma figuriamoci se c'è bisogno di dirlo, alle ore 20 al Pala Papa Giovanni Paolo II, non più al Pala Rigopiano. Chi non dovesse farcela, poi diremo anche tutto quello che bisogna fare per i biglietti per i tagliandi, per il comunicato stampa del collega Massimo Renella. Allora, primo piano su Francesca, ma noi torniamo sulla grafica numero 2. Cosa succederà dopo gara 2? Mercoledì 3 giugno, ore 20, Caos Ferrara Pescara, gara 2. Anche qui, diretta Rai Sport 2, ore 20. Attenzione agli orari perché cambiano, Le prime 2 alle 20. Poi, cosa succederà? Venerdì 5 giugno, ore 18:30, Caos Ferrara Pescara, gara 3. Quindi di nuovo in terra emiliana, a distanza di 2 giorni,
e alle 18.30 però. Naturalmente potrebbe anche fermarsi qua il tutto, tant'è vero che gli ultimi due quadri dicono eventuali gara 4 e 5. Giovedì 11 giugno, ore 20 e 30. Ci mancano i pezzi, 30. Massimo. Ah no, soltanto qui, lì è tutto scritto in grafica. Vai. Sì, gara eventuale gara 4 alle ore 20 e 30 Pescara Caos. Eventuale gara 4 perché abbiamo già detto bisogna vincerne 3 su 5. Va bene. E invece sabato 13 giugno ore 18, se non erro, sì, 18.30, Pescara Caos, eventuale gara 5. Quindi cambiano gli orari più volte, due volte alle 20, due volte alle 18.30 e poi quelle 20.30 di gara 4, sempre eventuale gara 4. La femminile invece sì, c'è un altro appuntamento importantissimo per la femminile, semifinale scudetto gara di ritorno, domenica 31 maggio ore 16, Montesilvano Lazio al Pala Roma. Montesilvano, certo, assolutamente, anche una partita delicatissima contro la squadra campione d'Italia. Il Montesilvano deve vincere almeno con due gol di scarto, poi ci sarebbero eventualmente i supplementari. Se dovesse finire con il uguale numero di gol realizzati, non si andrebbe ai rigori e passerebbe in finale contro Ternana o Statte in Montesilvano, che si è piazzato meglio nella stagione regolare. Tutto questo era doveroso. Roberto, allora, cominciamo una carrellata, sì. A te l'onore e l'onere. Giusto una prima battuta con mister Fulvio Colini. Allora, mister, tu hai vissuto l'emozione di questa gara contro l'Acquestapone Megrosso, purtroppo dagli spalti. Però ho visto, insomma, che ti sei sbracciato, hai esultato, ovviamente è tanta la soddisfazione per questo grande risultato, per questo traguardo. Te lo aspettavi, ti aspettavi questa partita? Beh no, io mi aspettavo una reazione molto veemente della squadra, perché di fronte a un'ingiustizia del genere, con una parapiglia della quale non posso altro che dire che se ne vedono a centinaia in un campionato dove non c'è stato uno schiaffo, non c'è stato un giocatore colpito, tirar fuori quattro espulsioni così pesanti a due e con il secondo portiere eccetera, tutti sanno che è stata sbilanciata. Prima di una semifinale secca è sembrato essere un provvedimento risibile, proprio ridicolo. Questo ci ha dato una grande carica, sapevo che avremmo gestito questa carica per giocare un grande perlomeno inizio match, non pensavo però di arrivare a tanto, cioè una prestazione sopra le righe in maniera così evidente che ci ha portato di slancio direi alla finale scudetto. Colgo anche l'occasione per parlare di due cose che non mi sono piaciute, le polemiche su alcuni insulti occorsi a un amico, a Stefano Mammarella. Mi dispiace di questo, però non mi dispiace il fatto che quando uno è un campione deve essere anche pronto a subire le attenzioni del tifo. Io credo che quando Totti va in trasferta a Torino viene insultato Totti, non viene insultato Balzaretti. Allora mi si dirà nel calcio a 5 non si deve portare il tifo del calcio. Benissimo, allora bisogna dirla tutta. Non si porta l'insulto, non si porta lo sputo e soprattutto si chiede scusa. E soprattutto si chiede scusa. Sicuramente. Io le sto ancora aspettando le scuse. Sicuramente. Ecco, questo è quello che io ci tengo a precisare. Poi c'è anche da dire che Mammarella è un giocatore sanguigno che io ho apprezzato e che sicuramente è molto attaccato alla maglia, però quando a fine gara nel parapiglia è il protagonista numero uno non si può aspettare che uno poi gli conceda una targa anche a ritorno. Questo, ripeto, senza nulla togliere al più grande portiere del mondo e è un amico, per carità, però vanno dette le cose nella loro interezza. Sicuramente sarà d'accordo con me, abbiamo sempre condannato e lo ripetiamo, lo ridiciamo, atteggiamenti che non c'entrano nulla, in particolare con questa disciplina, che possono essere, come hai ricordato tu, mister, insulti, sputi, cori, insomma, se si possono evitare, esatto, è meglio evitarli, perché però è un ambiente familiare, un palazzetto, ci si portano i bambini, quindi i genitori non devono aver paura di portare i figli al palazzetto. Detto questo, insomma, sicuramente è un... Ma vedi, è un parapiglia, guarda, come... è un parapiglia, esatto, di nulla, sì, proprio, non ci, esatto, sono stati contatti, niente, non c'è stato un vociare. E se questo giustifica tagliare fuori mezza squadra per una semifinale secca, allora va bene. Poi comunque, sicuramente, se hanno espulso molti giocatori, Mammarella non mi sembra che è stato calmo, eccolo lì. I fatti parlano, per carità, e nella vita bisogna sapere accettare anche i fatti, nella loro evidenza. Sì, vabbè, poi in quelle situazioni non è facile neanche mantenere la calma, né per Stefano né per nessun altro giocatore lì in mezzo, vediamo insomma che è tutta una diciamo un tafferuglio, che non possiamo nemmeno, non si può dare una definizione di questo, per cui
prego Massimo di togliere le immagini perché sì, le abbiamo viste più volte, non vogliamo rovinare neanche la festa insomma della Real Dam, che è giusto che sia così, e la festa anche del Pescara, perché comunque ha raggiunto un ottimo, un grandissimo traguardo, ovvero quello della finale. Allora Mila, dopo aver visto il derby contro tra il Pescara e l'Acque Sapone Megros, che idea ti sei fatta? Sicuramente onore al Pescara, che ha avuto un atteggiamento cinico, spietato, sin dai primi minuti, ha dettato legge, e l'Acque Sapone è sicuramente una squadra che non era Acque Sapone. A che cosa lo attribuisci questo? All'inizio ovviamente del Pescara, perché il Pescara è sceso in campo veramente con il sangue agli occhi, e dai giocatori, dal gioco traspariva la rabbia di quelle che erano state le polemiche, anche i provvedimenti in settimana, e io credo che l'Acque Sapone sia rimasta sorpresa di questo gioco, più che sorpresa sia rimasta inerme davanti a questo gioco, e credo che la chiave di tutta la partita sia proprio in quei primi minuti, quei primi sei minuti in cui sono stati realizzati tre gol, giusto nei primi sei minuti, e probabilmente per l'emozione, probabilmente per la tensione di un derby, l'Acque Sapone non è riuscita poi a reagire come ha fatto in tante altre gare durante la regular season, perché abbiamo visto l'Acque Sapone ribaltare tantissime partite e portarle in proprio favore nonostante un avvio sfavorevole. Quindi io credo che l'Acque Sapone, come dici tu, non era quella che abbiamo visto, la migliore che abbiamo visto in campionato, ma probabilmente per i meriti del Pescara, che ha avuto la prontezza di aggredirla in questo modo. Poi c'è stata tanta gara con il portiere in movimento, circa 37-38 minuti. 27. Eh sì, giusto, sì. 27, sì, la parte del primo tempo. E quella solitamente è un'arma vincente per mister Bellarte, e se non è riuscito in questa manovra sicuramente per i meriti del Pescara, però anche perché la squadra probabilmente non aveva la lucidità che aveva in occasioni precedenti per colpire con quel tipo di tattica. Francesca, invece tu segui il calcio a 5, in particolar modo il Pescara, secondo te qual è stata e qual è la forza di questa squadra? Ma a parte il fatto comunque di tanti professionisti sia in campo sia fuori dal campo, quindi staff tecnico, che sicuramente è il primo ingrediente, ma poi penso che sia stato bravissimo il mister a tenere alta l'attenzione della squadra in tutti i momenti importanti del campionato. Pescara c'era, al di là che comunque è stata la squadra che ha avuto una prestazione più continua, perché giustamente ha finito come capolista, però alla fine bisogna anche valutare arrivare alla Winter Cup, alla Coppa Italia, ai playoff nel migliore dei modi, e il Pescara in tutte e tre le occasioni si è fatto trovare pronto, comunque ha raggiunto tre finali che già sono un risultato importantissimo per una squadra che è nata quasi da zero quest'anno. È vero. E quindi credo facile, la motivazione insomma, che ci sia stata comunque dietro questi ragazzi, credo che siamo stati stimolati costantemente, quotidianamente, per mantenere alto il livello di attenzione, che poi è la cosa più difficile. Sì, una finale conquistata, un Pescara che è cresciuto sempre di più, l'abbiamo visto dalla prima gara contro il Caos, se non erro da dimenticare, assolutamente, però è proprio dimostrazione del fatto che è stato un Pescara che è cresciuto nel tempo. Invece passiamo al presidente Nea D'Alonso, sicuramente una Real Dam che ha ottenuto grandi risultati comunque al di là del campionato, una Dam che festeggia. Intanto scusa Roberta, stiamo vedendo immagini con il Latina, Massimo casomai mettiamo qualche immagine anche del derby, poi vediamo strada facendo, perché ci sta riportando un po' nei playoff, nelle varie fasi. Dicevo al presidente, un ADEM che ha ottenuto comunque grandi risultati. Chi gli si è visto la partita a Castorano? Sei riuscito a vederla? Ah! Non è riuscito a entrare nel piccolo palazzetto, perché non si può neanche definire un vero e proprio palazzetto. Di un centro, tra l'altro, non ho detto, di un migliaio di abitanti, è proprio piccola Castorano. Non è riuscito proprio a entrare, addirittura... La prossima volta facci prima. Troppo è difficile raccontarlo certe volte. Eppure non ho visto per niente la partita, perché praticamente noi avevamo fatto un pullman con dei tifosi e la collaborazione che abbiamo con
la Pescara Calcio a 5, che ci ha aiutato anche in questa circostanza, e siamo andati lì, a malapena siamo riusciti a imbucare i bambini e le mamme, purtroppo io non sono riuscito a entrare, non ho visto la partita, sentivo solo le urla, segnato la Demba, segnato quello. Cioè, quindi... Junior ti sta dicendo che non ha visto niente di quello, no, che hai combinato tu, quindi è venuto stasera solo per vedere i tuoi gol. Giuseppe, avresti mai immaginato un 8-3 così tondo, bello, pieno, corposo? Francamente nemmeno io, sono sincero, cioè, era una bolla, pensavo che sarebbe stata una sofferenza maggiore. Sapevo che la nostra squadra era più forte della loro, questo non si ne ero sicuro, però chiaramente mi aspettavo che, sapendo che c'erano tante persone a vedere la partita e c'era un bel tifo, che ci avrebbero fatto soffrire parecchio. Invece devo dire che siamo stati tutti molto bravi a capire questo prima che avvenisse, diciamo, qualche disgrazia. Quindi siamo entrati tutti carichi e abbiamo fatto una grande partita. La prestazione positiva di tutta la squadra. Poi quando si scatena Junior non ce n'è per nessuno. Sì. Prima di parlare della Dem, se mi concedi, colgo l'occasione, visto che c'è il mister Colini, per dire che i primi 12 minuti che ho visto io di Pescara Acqua e Sapone forse sono i più belli che ho visto in vita mia del calcio a 5. Io ero a casa, non sono andato al palazzetto, l'ho visto in televisione. Primi minuti... I primi 12 minuti di Pescara Acqua e Sapone sono stati una cosa... Io non ricordo di aver visto calciare in porta l'Acqua e Sapone 5 contro 5 senza il portiere in movimento. È stata una grandissima palla gol di Calderoli, che sì, una parata di Antonio, questa difesa con un miracolo di Capozzo. Sì. Calderoli l'unico che ha rischiato, sì, però... di reagire, infatti ha fatto anche l'errore, ma quando uno reagisce e fa qualcosa di buono può rischiare anche di sbagliare. Io ho visto con uno spettacolo, ho mandato subito superiore, sì, è finita la partita, ho mandato subito un messaggio a Matteo Iannascoli, a Danilo, a Fabrizio, a PC e a Capozzo, perché veramente mi hanno fatto emozionare da casa. Dico, non è facile come emozionarsi dentro un palazzetto, ma giuro, volevo fare i complimenti al mister, che sono stati straordinari. Allora, la prima domanda gliela... vuoi dire qualcosa? No. La prima domanda gliela facciamo fare a Mila, al mister Colini. No, che state a fare qui? Beh, dobbiamo punzecchiarlo in qualche modo il mister. Sta aspettando il tè. Mila sta aspettando un bel tè caldo, No, sta bella in poltrona così. Devi lavorare. Ci vorrebbe un tè freddo più che altro. No, hai ragione. Ti abbiamo chiamato, entrambe perché lavorino stasera e facciano gli straordinari. Vai, prof. Ci sono tanti. Grazie, prof, collega. Stasera. Allora, io volevo parlare con mister Colini del gruppo, perché questa squadra ha un gruppo fortissimo, molto affiatato. E il merito di Colini è di aver annullato le prime donne, ma questo anche in altre squadre in cui hai avuto. Ci sono giocatori di elevato spessore che molte volte tendono a giocare in maniera egoistica e a brillare da soli. Come fai tu invece a eliminare queste tendenze? È molto semplice, noi siamo un gruppo molto, molto cristallino. Tutto quello che di non positivo, qualunque problema, viene risolto, l'ho già detto altre volte, dentro lo spogliatoio, assolutamente rigorosamente in faccia. Questa è una regola che porto avanti da 20 anni, il gruppo non si sfascerà mai perché tutto quello che c'è da dire si dice davanti, e quindi anche la collaborazione fra i giocatori. Io non ero in panchina, però hanno dato l'anima l'un per l'altro, e questo è molto semplice, quindi non ci sono grossi segreti. Le prime donne sanno che hanno la responsabilità esattamente come ce l'hanno gli altri, e c'è un confronto continuo, tutti possono parlare, tutti possono dare un'idea, e molto spesso io ho cambiato idea in base a degli accorgimenti che mi hanno dettato alcuni giocatori. Quindi per me questi problemi non ci sono mai stati, chi mi conosce lo sa, a Montesilvano era la stessa cosa, lavoro in questo modo col gruppo, non abbiamo mai avuto questi problemi, se non qualche piccolo accenno. Questo è una forza importante, hai centrato uno degli obiettivi. Nei momenti di grandissima difficoltà, quel 10% in più te lo dà il gruppo, che è coeso e rema tutto dalla stessa parte. Bella domanda quella di Mira, sentiamo Francesca. Ma io volevo chiedergli come stanno vivendo queste giornate, come si stanno preparando, come l'attesa per questo momento. Il playoff è come una corsa in pista, curva dopo curva, rettilineo dopo rettilineo, non ti fermi più e stai sempre guardando
la partita dopo, quindi la curva dopo, successiva. Adesso abbiamo questa partita in casa, molto pericolosa, con una squadra che ha la stessa intensità e lo stesso entusiasmo nostro, la stessa coesione del gruppo, quindi non a caso sono arrivate in finale due squadre con un gruppo fortissimo, allenatori sanguigni e allenatori che impartiscono dettami ben precisi al gruppo, quindi questo mi fa piacere perché vuol dire che comunque è un messaggio da propagandare e noi la viviamo con la molta ansia perché sappiamo che di aver già perso due finali e pur avendo vinto la regular season questo non vuol dire niente. Siamo preoccupati, ma siamo anche molto motivati a cercare di portare il primo trofeo nella bacheca del Delfino. Fulvio, hai recuperato, vabbè, chiaramente i tre rientri, fisicamente come stanno? Caputo era un po' acciaccato ancora? Beh, Caputo ha giocato soltanto perché c'era quell'emorragia di giocatori, ha giocato, certo, poveraccio, veramente in condizioni drammatiche. Però è salito di rendimento, sta un po' meglio. Qualcun altro sta acciaccato, però davanti a una finale, gara 1, sono sicuro che saranno tutti bene giovedì mattina e prenderemo le nostre decisioni. Che ne pensi della formula che a me non è piaciuta l'anno scorso e non mi piace neanche quest'anno, no, cioè delle finali mi riferisco? Sono d'accordo con Bellarte che l'altra volta qui ha detto che è sbagliata sia quella della finale dove dovrebbero essere due partite in casa subito per la squadra che è avanti in classifica, perché se noi perdiamo, certo, facciamo gli scongiuri, ma la ai prima, rigori, cioè, in qualunque modo la prima, cioè andiamo a giocare due partite fuori in un casino 36-18 e rischiamo, certo, di perdere. Assolutamente. È sbagliata anche prima, dove non essendoci la differenza reti è molto più conveniente giocare la prima in casa per sapere quello che fai, poi andare fuori e l'eventuale bella in casa, quindi sbagliano tutto, noi gliel'abbiamo detto, sarebbe ora di riflettere un po' meglio da parte della divisione, secondo me. Sembra quasi che sia fatto più per allungare la serie e per portare comunque lo spettacolo alle 5 gare, però, no? Non è che tu puoi fare una scelta. Insomma, il problema è se scivoli nella prima, Francesco, come dicevamo, ha detto giustamente Fulvio, dicevo un anno fa. Non sembra privilegiare magari i meriti piuttosto invece andare avanti. Così secondo me avvantaggi la squadra che ne gioca due in casa. Si partirebbe con uno svantaggio incredibile, insomma, effettivamente. Si gioca tutto, vabbè, comunque. Amen, discorso è chiuso. Sì. Facciamo una cosa, prima di spiegare un po' a chi ci ascolta che cosa deve fare per eccetera eccetera, poi parleremo anche un attimo dell'acqua e sapone con le nostre ospiti perché non c'è un intervento diretto, però c'è una dichiarazione ufficiale, sì, del direttore sportivo. Prima però ascoltiamo la scheda, ripartiamo da lì, molto molto breve, riassuntiva con... È molto molto cauta, peraltro, anche nei confronti di questa finale, Fulvio, come sentirai fra un attimo. Alziamo un po' il volume, Massimo, andiamo con questa breve scheda. Potremmo dire 100 cose, ma preferiamo, in punta di piedi, camminare verso l'ultima fatica. Il Pescara ci ha provato 4 stagioni fa. Fu vice campione d'Italia in panchina patriarca, lotta impari con la marca, impresa sfiorata. Ora siamo al terzo appuntamento, alla terza finale conquistata dallo stesso gruppo. Due storte, ma stavolta basta modificare il famoso detto non il 3 come il 2 e aggiungiamo nemmeno come l'1. Tutto qui. L'importante è non creare caos, un po' di serenità e immensa concentrazione, con lo spirito unanime che è emerso ben chiaramente nei playoff e senza cui non si sarebbe andati così lontano. Se l'acqua e sapone Megroschi ha cominciato divinamente la stagione, la Supercoppa resta peraltro l'unico trofeo abruzzese finora, se i nerazzurri, si diceva, in un ondivago torneo hanno pescato in gara 2 la serata storta tra le peggiori in un'alta percentuale di pedine, il Pescara ha tratto linfa dalla rabbia degli appiedati che con gli emiliani torneranno in gioco, coach compreso, mutando in adrenalina il peso enorme delle assenze. Ma non ci si può fermare, a patto che non si pensi che il grosso è fatto. Chiedere ad Asti e Luparenze per saperne di più. Umili e imprendibili, la ricetta della semplicità. Al resto, in mezzo al campo, penserà chi li allena. Sei d'accordo, Fulvio? Non so se si è capito molto bene, perché certe volte l'audio non è perfetto. Ecco, appunto. Adesso non si è capito nulla. Sì, sono d'accordo. L'entusiasmo per il Napoli che si gioca. Siamo d'accordo. Poi adesso lasciamo poco tempo alle chiacchiere.
perché c'è poco tempo tra una partita del genere e una finale va onorata comunque, soprattutto se è la terza e soprattutto se hai perso le prime due, non so più come dirlo, quindi dobbiamo fare il massimo per cercare di portare un trofeo nella bacheca del Delfino, e dentro di noi sappiamo che lo meriteremmo. Questo fatta salva la prova poi del campo, perché quest'anno dal primo giorno noi siamo stati sempre protagonisti nella regular season, nelle griglie delle coppe. Abbiamo perso due coppe sì, ma oltre i tempi regolamentari, quindi una delle quali insomma anche in trasferta. Quindi devo dire che fino adesso abbiamo fatto il massimo. Bisognerà fare qualcosa in più per cercare di vincere il titolo. Questo è sicuro, perché incontreremo una squadra di altrettanta volontà, altrettanta voglia, altrettanta grinta, altrettanta unità di intenti. Ripeto, un gruppo coeso come il nostro, come quello del Caos, giustamente sono arrivati entrambi in finale. Quando ci sono momenti di difficoltà, chi non ha il gruppo dentro lo spogliatoio poi inevitabilmente esce e va a casa. Stiamo rivedendo gara 1, poi vedremo anche gara 2. Fuori una curiosità e poi lascio la parola alle nostre colleghe. Avresti preferito, come molti hanno sostenuto prima, che si giocasse gara 3 tra Luparense e Caos più la Luparense? Sì, ma non per mancanza di rispetto, perché la Luparense era una squadra che aveva un roster non limitato, perché aveva due tribune, quindi aveva comunque il ricambio, ma non aveva l'italiano a supporto e neanche un under 21 a supporto. Sicché giocando sempre in 6, in una serie che potrebbe prevedere almeno 4 partite consecutive, in 6 è difficile. E in più mancava quello che è il più forte giocatore del campionato italiano degli ultimi 8 anni, che è Umberto Norio. Questo è tanto, mi dà tanto. Tutto ciò giustifica la previsione che sarebbe stato forse più semplice, anzi sicuramente più semplice, affrontare la Luparense piuttosto che il Caos. In più si è preso una bella squalifica, esatto, a cui va aggiunta la squalifica di Valtigno, quindi, 3 turni addirittura, quindi avrebbe saltato le prime 3 gare, quelle fondamentali. Mila. Del resto il Caos deve anche la vittoria all'uscita di Valtigno, perché da lì è stato... È cambiata, sì, la partita. È stato espulso, sì. E a proposito di questa partita e del portiere in movimento, che si usa sempre più frequentemente, io torno a questo perché appunto Capurso ha vinto la partita con la Luparense in gara 3 in questo modo, ed è comunque un fenomeno sempre più diffuso nel calcio a 5 italiano. Prima questo tipo di manovra serviva soltanto per recuperare in situazioni di estrema difficoltà nel finale, adesso invece si utilizza per quasi tutta la partita in alcuni casi. E Fulvio Colini cosa pensa di questo? Io già l'ho detto tante volte, sono disgustato, però non conto molto io. Faccio riflettere ai santoni del calcio a 5, che oltretutto professano una fede ancestrale per il basket, che a basket non esiste giocare 5 contro 4, non esiste proprio, puoi anche spellere 7 giocatori sempre in 5 giochi, finché non hai finito la rosa. Qui sembra che uno è capace di giocare soltanto col portiere e poi andiamo a fare gli stage e insegniamo il 3-1, il 4-0, purtroppo le chiacchiere stanno a zero. Se l'UEFA o la FIFA non interviene, questo sport è destinato a morire, perché si assisterebbe a un tic-tac, non il tiki-taka, ma il tic-tac, con un attacco sempre del portiere da una parte e dall'altra, con i spettatori che escono a fare colazione, tornano, tanto non cambia mai niente, è sempre la stessa cosa. Allora, Fulvio, conosciamo molto bene la tua posizione. Aspetta, fammi sentire che ne pensa Repetto, visto che è un mister in embrione. Cioè, io ho detto 10 minuti più belli, perché dopo loro hanno messo il portiere e la partita... Il Pescara comunque ha fatto una grande pressione anche col portiere di movimento, perché tra l'altro a questo punto fa benissimo, però ha ragione il mister, cioè, cambia completamente, diventa un altro sport, diventa un altro gioco. Ecco, sì, dicevo proprio questo, mi ha un po' anticipato Repetto, conosciamo tutti la tua posizione per quanto riguarda il portiere di movimento. Era provocatoria la mia domanda, Roberta, io lo so perché mi era detto tante volte, però sì, volevo chiedere, però... comunque in una questione come questa fosse giusto parlarne, cioè, perché lui si scalda quando gli si parla. Si scalda, ha detto bene Mila. Allora, dicevo, questa è la mia domanda, ovviamente l'Acquestapone ha introdotto il portiere di movimento perché era in visibile difficoltà sul 4-1, e conoscendo anche 4-0, ecco, mi ha corretto il mister, non aveva scelta, conoscendo anche il gioco di Massimiliano Bellate, che utilizza comunque spesso il portiere di movimento, tra l'altro anche molto efficace, sa pungere la maggior parte delle volte. Questa volta non è stato così. No. Avete lavorato sulla difesa con il portiere di movimento? Noi lavoriamo, è offensivo domandare se abbiamo lavorato, perché noi lavoriamo 2 volte al giorno. Cioè, avete curato maggiormente? Abbiamo curato
tutto, però dinanzi a giocatori con quella qualità e con una squadra, con un allenatore, per carità, che lo fanno così bene, è difficile. Abbiamo rischiato un atteggiamento diverso dal solito, con una zona diversa, che apparentemente può sembrare meno efficace, però che aveva dei punti di rottura più continui proprio per non stare a sopportare un possesso eterno. Abbiamo rischiato, diciamo che abbiamo creato una possibilità di 50-50. Noi abbiamo subito almeno 7-8 palle gol clamorose, due gol, e abbiamo creato 5-6 palle gol, insomma. Però ecco, abbiamo fatto due semifinali giocando 80 minuti, di cui 40 normali con il 4 contro 4 e 40 col portiere di movimento. Nei 40 minuti normali eravamo 7-0, diciamolo francamente, col portiere di movimento è fin da 5-3. Però stiamo parlando di uno sport che prevede altre situazioni, non il sovrannumero gratuito che permette questa regola. Però se poi questa sarà il futuro, entro breve si giocheranno l'intera partita tutte le squadre col portiere di movimento, vediamo quanti spettatori e quanta godimento ci sarà da parte degli osservatori e andremo avanti. Noi ci adeguiamo, per carità, non è che io contesto i colleghi che lo utilizzano, contesto il fatto che è una cosa brutta da vedere. Massimo, vogliamo vedere qualche immagine di gara 2? Intanto Francesca, poi passeremo un attimo quell'intervento del di direttore Gabriele sportivo. Sì. Francesca. Dimmi, un'altra domanda. Certo, approfitta. Quest'anno sicuramente è stato un campionato equilibratissimo. E ti aspettavi comunque una situazione del genere, un caos in finale e comunque un quarto di finale con Latina arrivato ottavo, così impegnativo, addirittura mi sento dire più di quello che non è stato poi la serie con l'Acqua e Sapone. No, beh, Latina è stato superiore all'Acqua e Sapone come intensità, ma non è che perché l'Acqua e Sapone ha giocato male, le partite si possono sbagliare, purtroppo vorrei pure sgombrare un po' tutte le ipotesi che sto sentendo. Sto sentendo addirittura che qualche giocatore dell'Acqua e Sapone non si sarebbe impegnato, ma cose turche sto sentendo, ma solo qui le sento, ma io solo qui però l'ho sentita, come l'altro anno dopo la finale, due giocatori e poi nomi non si fanno, Cuzzolini e Calderolli, non si sarebbero impegnati, cioè io l'avrei visti la sera prima, perché poi gara 1 l'ha decisa Calderolli, quindi io tra gara 1 e 2, invece questi hanno fatto una partita sottotono, ma una. Perché quando hanno fatto la Supercoppa, Zarattini cosa doveva dire? Che la Luparense non si è impegnata. Ragazzi, bisogna saper perdere, poi bisogna cominciare a saper vincere. Io mi aspettavo una finale a sorpresa, l'ho sempre detto. Noi contavamo di poterci arrivare, ma non consideravo una sorpresa il Pescara, perché onestamente Pescara ha un roster importante che può ambire a una finale, visto che ne aveva fatte due. Però che potesse esserci un'altra sorpresa è che noi e l'Asti avremmo sofferto, qui l'ho dichiarato alla società, infatti noi e l'Asti abbiamo rischiato di uscire nei quarti di finale, perché le fatiche fatte per andare bene in regular season e fare due finali si sentono. Noi abbiamo rischiato e abbiamo poco meritato con Latina, che disgraziatamente per loro ha avuto delle assesse importantissime e che quindi non è riuscita a portare a termine quella che poteva essere un'altra grossa sorpresa. Abbiamo parlato del caos, Massimo dalla regia, prepariamoci a vedere invece come il caos ha battuto la Luparense in gara 3-5-3. Andiamo con queste immagini. And I will do it for you. After you're gone, gone, gone. When you fall like a statue, I'm gonna be there to catch you. Put you on your feet, you on your feet. And if your well is empty, not a thing will prevent me. Tell me what you need, what do you need? I surrender honestly. I will do it for you. After you're gone, gone, gone. You're my backbone, you're my cornerstone. You're my crutch when my legs stop moving. You're my head start, you're my rugged heart. You're the pulse that I've always needed. Like a drum, baby, don't stop beating. Like
like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, my heart never stops beating for you. Eccoci tornati, sì, e se da una parte si festeggia, dall'altra invece sono seriamente insoddisfatti. Gabriele De Giglio ha lasciato comunque delle dichiarazioni, ha fatto un rapido bilancio dell'annata. Siamo assolutamente insoddisfatti della stagione della prima squadra. È vero che abbiamo vinto la Supercoppa italiana, che ci ha reso felici ed ha ampliato la nostra bacheca dopo la Coppa Italia e lo scudetto juniores, ma quel trofeo era solo uno degli obiettivi da raggiungere in questo 2014-2015. Per ora non si parla di mercato, né in entrata né in uscita, bisognerà valutare tante cose, il 1° luglio è lontano. Restano le gioie del settore giovanile, le giovanili sono il nostro fiore all'occhiello. Queste le parole del direttore sportivo. Non... Allora, che ne pensi, Mila, di questa dichiarazione comunque forte e giustificata effettivamente il direttore sportivo? Gli obiettivi erano altri, il roster è importante, quello dell'acquistapone M. Gross, lo conosciamo, insomma, la società non ha nascosto quello che, insomma, gli obiettivi che si era prefissata sin dall'inizio della stagione. Eh sì, è stata una delusione e credo che l'atteggiamento della società sia forte e che sia foriero di provvedimenti abbastanza seri non nel senso punitivi, ma credo che si prevedano dei grandi cambiamenti in casa a Questapone, forse non per quanto riguarda l'allenatore che è stato confermato e straconfermato Bellarte, però probabilmente al prossimo campionato il quintetto del presidente della famiglia Barbarossa non sarà molto simile a quello che quest'anno ha giocato il campionato. Francesca, sei d'accordo con le dichiarazioni di Gabriele De Giglio? A che cosa lo attribuisci comunque quest'annata della Questapone Megrossa? Beh, capisco le dichiarazioni anche perché una squadra che lo scorso anno era in finale scudetto, è ovvio che ogni anno si lavora per migliorarsi e quindi non può essere, diciamo, soddisfatto della stagione. Idem nelle altre coppe, comunque la Questapone non è arrivata quanto il Pescara magari a disputare delle finali, per cui qualcosa effettivamente non è andato. E il gruppo era un gruppo che già si conosceva e quindi in teoria sarebbe dovuto partire avvantaggiato, anche in qualche modo rafforzato, quindi effettivamente qualcosa non è funzionato. Io ho avuto la sensazione che anche che le dichiarazioni di Bellarte degli ultimi giorni nel volersi prendere molta responsabilità fossero nate anche da un desiderio magari di difendere il gruppo, di evitare che magari per un impulso vengano mandati via dei giocatori nei quali lui credo che comunque abbia fiducia. Però ecco, cioè, sicuramente immagino che il mister farà tesoro di questa esperienza. A mio parere forse l'incontro l'ultimo con il Pescara è stato giocato forse con un po' di superficialità, perché nel momento in cui si è saputo delle squalifiche in ambiente a Questapone c'era come la sensazione è fatta, abbiamo vinto, e quindi penso che in un'occasione del genere invece queste sono esperienze che ti fanno capire che non puoi assolutamente dare nulla per scontato né col Pescara ma né con qualunque altra squadra, perché se noi avessimo fatto lo stesso magari con il Latina non saremmo, cioè il Pescara non sarebbe arrivato dove è arrivato. Sì, stiamo vedendo intanto le immagini di gara 2, abbiamo visto la partenza sprint in 6 minuti già 3-0, in poco più di un minuto mi sembra 2-0, sì. Un avvio estremamente aggressivo, è chiaro che è anche scioccante per una formazione che, come diceva anche Francesca, forse è entrata con una relativa superficialità, anche se era accaduto già in un'altra circostanza. Se ricordo bene la Winter, situazione analoga, vero Fulvio, proprio con voi? La Winter 3-0 dopo un minuto, nella Coppa Italia 4-0 con l'Asti. Qui 4-0, evidentemente qualche problema c'è, voglio dire, no? Come noi abbiamo i nostri problemi, no? Ognuno c'è i suoi, quindi ognuno lavora per risolvere. Il maggiore vostro in questo momento? Ma non te lo dirò mai.
che avrebbe risposto così. Senti, invece del caos Ferrara, non più Bologna, qual è? Cosa c'è da temere di più, Fulvio? Intanto il campo 36-18, che con una squadra con una media d'altezza di 1,80 m, durissima come meglio squadra. Quello di prima di Bologna? Beh, un 40-20, noi siamo una squadra snella. Tu conosci molto bene. Sì. Noi siamo una squadra snella, rapida, no? Loro sono una squadra massiccia, di grandissima, vive di grandissime coperture, di lanci lunghi e di contropiedi dettati dal fatto che intervengono molto, anche se correttamente, ma intensamente sui contrasti. Quindi questo noi pensiamo di questa squadra, che non a caso, ve lo ricordo, ha vinto qui, ha vinto a Lupari, ha rivinto a Lupari, ha vinto Asti, ha rivinto Asti, insomma, queste sono vittorie in trasferta che nessuno ha fatto. E poi ha battuto queste squadre anche in casa. Di che dobbiamo parlare? Di una delle più grandi squadre del campionato italiano, una delle prime due. Di Capurso che considerazione hai? Una buona considerazione, un grande motivatore, un dittatore, tra virgolette ovviamente in senso sportivo e positivo del termine, nell'accezione migliore ovviamente del termine, è una persona che cura molto gli aspetti caratteriali, che sta attento a ogni particolare del gruppo, poi le chiacchiere stanno a zero, se vuoi che il gruppo combatte per te, tu devi combattere per il gruppo, c'è poco da fare, se no è inutile che ti lamenti, e Capurso è bravo in questo. Cacà? Cacà vive di alti e bassi, quando c'è all'alto fa 4 gol, poi altre volte la struscia poco, noi speriamo ovviamente nella seconda ipotesi. Anche se poi lui veniva da un infortunio, se ricordo bene all'inizio dell'anno, ha messo tempo a carburare, sì. Entrato in forma forse adesso. Ma lì c'è Bertoni che ha fatto un campionato forse uno dei migliori della sua carriera, nonostante c'è Tuli che è uno dei giocatori tecnicamente più forti, c'ha una roccaforte dietro con Pedotti e Vinicius e questo Under 21, non mi ricordo neanche bene come si chiami, gigantesco proprio. E poi un portiere che sa gestire il match da par suo come Lyon, è una squadra, insomma. Poi c'ha gli italiani, quelli che giocano, gli italiani farlocchi, quelli che io definisco tali, cioè nati in Brasile ma non si sa perché sono italiani per questo regolamento inventato negli ultimi 2 anni. Quindi tutti gli ingredienti per poterla considerare giustamente una delle due squadre più forti d'Italia. Tra le tra virgolette vittime recenti dei presidenti c'è un certo Mario Patriarca, sì, siccome abbiamo captato a volo alcune battute molto amare del tecnico, visto che si è parlato poco fa di Patriarca che aveva portato un mezzo titolo, cioè vice campione d'Italia qualche stagione fa proprio col Pescara, è una stagione favolosa, bisogna ricordarlo. Lo stesso Mario è stato esonerato qualche giorno fa all'improvviso, letteralmente, dal presidente Pietro Paoli, che aveva nessuno, effettivamente. No, neanche lo stesso Pietro Paoli forse ci pensava, anche a me direttamente aveva detto ce l'avrò per altri 7 anni, vabbè, insomma, poi lo conosciamo così. E Mario ci ha tenuto a dire tante cose, tra cui proprio cose forti, in quattro parole, Roberta, se ci riesci. Sì, è stata la società a mandarmi via, un divorzio con i dirigenti del sodalizio Sabino riconducibile ad una presunta divergenza tra le parti in causa. Così non è, lo urlo a gran voce, pur non essendo questo il mio stile. È il caso però che si faccia luce una volta per tutte su questa vicenda. Io e il mio staff abbiamo sempre detto che a Rieti saremmo rimasti pure gratis. Martedì scorso alle 18 arriviamo a Rieti nella sede del sodalizio, l'incontro è durato appena 15 minuti, giusto il tempo di sentire dal massimo dirigente del sodalizio che non è rimasto contento dei risultati ottenuti dalla squadra, reputandola migliore di quelle che attualmente fanno le semifinali. Attenzione. Non c'è stato né dialogo né confronto, come era già accaduto con la cessione di Cimanghigno, che mi vedeva decisamente contrario. Mi spiace solo per i ragazzi, tutti i giocatori, uomini prima, che sono stati fantastici. Poi per chiudere voglio mandare un abbraccio ai tanti tifosi che hanno affollato il palazzetto in modo talmente numeroso come mai era successo prima. E questo è assolutamente vero. Bene, adesso vediamo un po' cosa succederà al Pala Papa Giovanni Paolo II, certo. Fra 3 giorni. Scusate, però voglio dire, questa sonora di Mario forse non era tanto imprevisto da parte del presidente Pietro Paoli, perché sulla panchina del Rieti potenzialmente c'è già Ceppi, che manca soltanto la firma, ma pare che l'accordo sia fatto, quindi probabilmente era tutto già pronto e Mario soltanto poi non è stata la vittima sacrificale, mi dispiace tanto. Ma non è un esonero, ha regolarmente concluso il suo campionato, c'è stato un cambio di idee della società, mi pare perfettamente normale, cioè nel senso quello che dice lui è vero, Mario, però non è un esonero, è quando ti mandano via durante la stagione, qui è la stagione finita. No, si era
sparsa la voce secondo cui c'era stato un divorzio consensuale. Ecco, ecco. Beh, questi sono poi dopo i particolari delle parti, li lasciamo alle parti, però comunque non è un esonero, ha fatto la sua stagione, bella e brutta che sia, lo decideranno poi i posteri, però comunque non è un esonero. Mario ha fatto regolarmente la sua stagione, ha giocato pure un bel calcio a 5. E qui è un avvicendamento, ne ho subiti tanti pure io l'ho subito dopo aver vinto la Champion, quindi che dovrei dire? Vabbè, allora, che cosa devono fare i tifosi? Beh, Roberta, devo leggere un vero e proprio papiro, prendete carta e penna. Facciamo perché... una cosa, facciamo un break, ma non per saccare, più che altro perché aspettano l'ora della demo, vogliono vedere intanto che cosa è successo in terra marchigiana. Sembrava che tutto fosse tranquillo, però mi avete riferito poi che qualche scaramuccia è successa nel post partita, durante la partita qualche insulto. Vabbè, vorrei dire che insomma probabilmente io e Segundo che abbiamo preparato la telecronaca per voi, che andrà in onda mercoledì alle 22 integrale, ci eravamo completamente distratti e presi, catturati dalla partita, non abbiamo invece percepito cose del genere. Se lo dite voi ci crediamo. Adesso andiamoci a vedere invece quello che è successo, Fulvio, apriamo una parentesi per loro, mi sembra giusto, di concreto della cronaca e del dopo partita con qualche breve intervista, poi invece vi dedicheremo la coda molto sostanziosa con il riepilogo di quello che abbiamo a disposizione. Massimo, andiamo. Solo 7 gol, non ti vergogni? Solo 7? Manco lo sapevo, Sergio. No, lo so che ho fatto tanti, però non da tutte le posizioni in tutti i modi. Grazie a Dio, ringrazio Dio per questa conquista, ringrazio tutti i ragazzi che sono stati formidabili quest'anno, anche se sei in ritardo, siamo andati in Serie B, grazie a Dio. Senti Ivan, io ci ho provato 100 volte e ci riprovo la 101ª volta, quando la smetterai? Fino a quando Dio ci dà la forza di correre, corriamo dietro il pallone. Non l'avevi detto quando avevi 20 anni, 25, poi 30, poi 35? Lui che lo sa di tutte le cose, quando mi dà la forza corro. Ti diverti sempre? Ma tantissimo, guarda, mi sono divertito tantissimo quest'anno. Non era una partita facile? Ma per carità, ma guarda, una partita grintosa, ti posso dire che abbiamo tolto quello che avevamo dentro alla fine. Mi dispiace per questo, perché il campionato era bello se vincevamo prima, però merito al Civitella che ha vinto prima, però anche noi siamo in Serie B. A Vinicius che gli hai detto? No, non ho detto niente, sono rivali ma anche amici? Siamo rivali dentro il campo, però fuori il campo giochiamo sempre insieme, capito? Siamo insieme. Quindi li faccio in bocca al lupo. Non ribadisco che è stato uno dei più grandi a venire in Italia. Li saluto ancora, per me è sempre un campione. Vado con Giuseppe Repetto e la sua nidiata, piccoli e grandi, piccoli di statura, anche di età, di tutto. Lorenzino oggi è stato eccezionale. Ho detto a Junior solo 7 gol, si deve vergognare. Sì, vabbè, Junior oggi penso che non c'è bisogno, però ha dimostrato quanto vale il campione che è. Ci ha trascinato in questa finale. È stato grandissimo, però ce la meritavamo tutti di vincerlo. Junior è stato grande, ma sono stati grandi tutti. Guido Di Russo non è un giocatore della Dem, ma è l'allenatore. Guido, complimenti, perché forse è andata meglio all'andata che al ritorno, però la tua squadra era troppo catturata. E poi Junior. È Junior. No, io sono contentissimo perché quest'anno è stato un anno fantastico per noi, perché comunque abbiamo portato avanti una filosofia. Noi eravamo alla 8ª giornata, eravamo penultimi in classifica e siamo rimasti con la filosofia di sviluppare il discorso con i giovani. Abbiamo il 70% di ragazzi sotto i 18 anni, ha segnato Junior, ha vinto la Coppa dei Campioni. È il nonno di qualche... È il nonno di tanti ragazzi, a me hanno segnato i ragazzi sotto i 18 anni. Penso che sia la soddisfazione più grande. Siamo qui con due poli opposti. Allora, ho detto a Junior, cosa hai detto a Vinicius? Detto rivali e amici, mettetevi d'accordo. Siamo molto più amici che rivali, noi giochiamo insieme da 15 anni contro insieme, durante la partita succede. Guarda lì perché di profilo c'è il naso storto. Mia moglie me lo dice sempre, sì. Quindi è quello, cioè Junior è un amico, non è un rivale. Oggi qua ci meniamo, scherziamo, parliamo, però è meritato, hanno vinto meritatamente, sono più squadre, questi sono ragazzi nostri, tutti alla prima esperienza, quindi ci vuole ancora, però hanno fatto un anno spettacolare, faccio complimenti al mister Di Russo e soprattutto a loro che hanno meritato di andare in Serie B. Complimenti anche a te Vinicius, che sei inossidabile, ti vogliamo rivedere quest'altro anno e ti rivedremo in Serie B, vero presidente Nea D'Alonso, che loro saranno ripescati al 100%, e comunque complimenti Nea, davvero ci voleva questa soddisfazione.
Grazie Sergio, io penso che loro hanno dimostrato quanto noi di meritarsi di andare in Serie B. Oggi la fortuna ci ha aiutato, io sono contento perché noi quest'anno abbiamo vinto tutto nella regione Abruzzo, dalla Coppa Abruzzo al campionato, abbiamo lottato veramente contro tutti e tutti e questa maglietta, caro, sta a significare... Spero che si legga da lì. Spero che si legga perché sta a significare tutta l'annata, tutto ciò che hanno fatto contro di noi in ogni situazione, quindi... Sono contento per la mia squadra che veramente ha lottato ogni partita, non si è tirata mai indietro, a inizio anno l'obiettivo era di vincere la Coppa e il campionato e ci siamo riusciti. Spero di rivedere Vinicius Lona tanto o come giocatore o come squadra in Serie B perché se lo merita. Puoi sempre ingaggiarlo accanto a Giulio. Ma allora glielo chiedo già da adesso qui perché veramente è sempre quei giocatori che fa piacere vedere in campo. Io sono contentissimo e sinceramente non ho più parole. Vi aspetto in studio. Eccoci qua in studio, un applauso a Junior, 7 gol. Fino a quando giocherai? Te lo chiedo ancora una volta. Difficile dire, te l'ho detto già e ti ribadisco. Quando fine che Dio mi dà la forza di correre dietro la palla, vado, capito? Fulvio, secondo te fino a che arriverà? Ma Luca Toni ha vinto la classifica dei cannonieri, l'ho detto, 38 anni in Serie A di calcio, no? Questi si possono riposare 3 minuti dentro e fuori, può giocare altri 3 anni almeno e poi dopo si vedrà. No? Certo. Fulvio, è vero che a un certo punto c'è stato questo accostamento con la tua squadra quest'anno? Se ne è parlato almeno? No. Anche a dicembre, no? No, è impossibile, no. Perché lui è straniero e noi non lo potevamo fare, sì, per questo motivo tecnico più che altro. Però un pensierino. Se no, ma se non fosse stato straniero lo avremmo tranquillamente preso. Junior, ringrazio, il problema è, volevo dire un'altra cosa, riflettendo a casa, no? Ho detto, ma quello che ha detto di me, se non fosse un altro 2-3 anni giocherò, che ne so. Il problema è, quando smetterò, che cosa lascerò agli altri, capito? Una cosa proprio... Cosa lascerai in che senso? Cosa lascerò a questo sport, capito? Questo che mi viene in mente, che mi fa emozionare, perché voglio lasciare oltre che trofei, oltre che coppa, capito? Voglio lasciare un segno, nel senso che di almeno un erede, non so se il mister pensa così, no, ma noi non brasiliani, italiani, capito? Voglio prendere sul petto proprio i ragazzi che c'ho con me della scuola calcio, capito? Per vedere se qualcuno può arrivare, capito, ad altri livelli, capito? Penso che questo è l'obiettivo, capito? Spero di compiere questo obiettivo, guarda Sergio, perché capito? È questo che il futsal italiano ha bisogno in questo momento, sono di campioni italiani, capito? Quindi è quello che stavo cercando di pensare, piangendo a casa, no? Perché tra 2-3 anni lo so che finirà, capito? Spero a Dio di no, però, capito? Ma non ci credo, non ci credo. La conosciamo. Vi ringrazio sempre, un'altra volta. Detto pure nel 1900 volta. E passa. Allora, passa, a proposito di passare, passa il microfono, presentiamo intanto i tuoi compagni perché poi ci finiremo la... No, accanto a te, almeno nome e cognome perché è giusto da casa. Benitti Alessio. Bene, Lorenzino, che stavano prendendo in giro, i tuoi compagni, Lorenzo. La Rocca Osca. Bravo Della Rocca, complimenti. Anzi, Massimone, lasciami un attimo il microfono, visto che manca Fabrizio, la coppia ben assortita. Come vi siete amalgamati in un gruppo dell'area che definisco metropolitana, voi che venite dalla Marsica? Ci siamo trovati subito bene. Microfono un po' più su. Ci siamo trovati subito bene con tutto il gruppo. È stato il mister Di Domenico a presentarci questa occasione di venire qui sulla costa e provare questa cosa nuova, è andata molto bene. Si parla molto bene di questa accoppiata, di te e del tuo collega, lo sa Junior che deve essere onorato di avervi accanto? Come no, infatti ogni giorno, capito? Non c'è il microfono, com'è ogni giorno? Come no, ma infatti ogni allenamento gli dicevo che, capito, potevano fare bene, infatti ho detto volete segnare? Giocate così che segnate 20 gol a testa, capito? Una battuta così l'ho detto, capito? Per spaccare proprio il ghiaccio, capito?
Super mito, te l'avevo detto prima nel titolo. Simone lassù. Di Martino Simone. Simone Di Martino, fermati un attimo, insomma, sei un colosso, una colonna. Io ho sempre avuto una particolare stima per te. L'unica cosa che secondo me questi livelli per te non sono adeguati. Sei troppo un alto. Di altra categoria. La C1 è troppo alta per me. Io direi. Troppo alta la C1. No, no, assolutamente no. E ti sta stretta anche la Serie B. Grazie. Questo grazie. È il mio punto di vista. Grazie. Sei tra i migliori elementi davvero della nostra, del nostro prodotto abruzzese e anche italiano. Sei sottovalutato, secondo me, rispetto alle tue qualità, che sono di un giocatore completo. Non so Fulvio se lo vede, se l'hai visto, se l'hai visto giocare Fulvio qualche volta, ma Simone è veramente molto molto bravo. Tra l'altro anche a livello tattico è estremamente prezioso, e poi sa colpire di destro e sinistro. C'è sempre questa è la scuola di Junior. Scuola di Junior. No, no, no. L'hai conosciuto, giochi. Passiamo il microfono con i tuoi compagni. Bazzano Lorenzo. Tu sei un po' tra, diciamo così, insieme con la nidiata dei più giovani, eccetera, hai avuto poco spazio. È un peccato, sì, perché sì. In una squadra così non era facile, vero? Sì, si fa esperienza con Junior, il mister. Però è stato un onore averlo accanto. Andrea. Figlio d'arte. Menti Andrea. Figlio d'arte, un saluto a tuo padre e a tua madre Tiziana. Sì, sì. Gliela facciamo? Sì, sì. Un saluto a mamma e papà. Palazzetti, o sono clonati, non lo so. No, sono sempre loro. Te li ritrovi dappertutto. Per qualsiasi livello, peraltro, è maschi, sì, femmine, ovunque, va bene. Ovunque. Perfetto, li salutiamo con molto affetto, vai. Orsini Francesco. Bene, Orsini, adesso l'applauso più bello lo devi fare Massimo. Questo straordinario Massimo. Grazie. Massimo, fermati, perché il microfono adesso è tuo. In pochissimi secondi mi devi dire un po' come hai fatto a rinviare anche uno stiramento. Dove l'hai avuto? Al quadricipite, no? Dietro? Dietro, ho avuto uno stiramento sull'ultimo intervento che ho fatto, difficile. Sì, un bellissimo intervento, poi rivedremo, senza nulla togliere a Francesco Spitilli, che ha portato la carretta per gran parte del campionato, che ricordiamo con molto piacere perché è un ottimo portiere. Lo hai sostituito più che dignitosamente. Giusto Giuseppe a volo mentre sta Ha parlato benissimo Massimo. È stato e ne ha il voto a Massimo? 9. Nove. Difficile dare un voto a Massimo perché è un ragazzo che nel momento del bisogno si è fatto trovare pronto, non ha fatto rimpiangere nessuno, quindi il bisogno non era pipì, però un momento particolarmente importante, un bisogno straordinario, perché era, come hai detto tu, un attimo difficile, cioè avete attraversato quella fase così finale e poi dovete andare a fare i playoff perché ormai i giochi erano compromessi. Massimo è stato molto presente, bravissimo Massimo. Massimo, ti sei commosso l'altra volta, hai fatto commuovere anche noi, hai fatto commuovere chi ci ha seguito, e fino in fondo adesso stai veramente in Serie B. Era un desiderio che avevi? Sì, un grosso desiderio, l'avevo detto già in altre occasioni, che comunque io dico che è stato ancora più bello vincere in questo modo il campionato. Ha fatto bene a tutti quanti, ci siamo uniti ancora di più e a me è piaciuto così, a differenza di qualcuno che possa pensare non l'avete raggiunta subito questa Serie B. Ne parlavamo e siamo contenti così. Un flash al tuo compagno di squadra, un altro giovane, Di Gregorio Federico. Bene, allora chiudiamo con una carrellata rapidissima, sarai l'ultimo Paolo, perché voglio sentire un attimo Davide Forcone. Davide, ti hanno fatto mettere le mani ai capelli più volte, di la verità, quante volte ho visto disperato, sì, insomma. È stata una sofferenza questa. Una sofferenza costante, continuare a fare il vicepresidente, dove vuoi portare questa squadra? Ci siamo tolti tante soddisfazioni, abbiamo vinto la Coppa Abruzzo, questo campionato finalmente è finito. Ci ha visti i vincitori. Il microfono però non è la coppa, fermati un attimo. Quindi, che dire, sono soddisfatto di far parte di questo bellissimo gruppo. È anche emozionato come il presidente, il prof, professore di elettronica, un ingegnere. Sì, infatti. Insomma, qua la prima parte avete sbagliato i calcoli, ingegnere, che è successo? La prima parte, troppo capita, diciamo. Senti, chi è quando andate insieme che è insopportabile nel pulmino? Chi è che è insopportabile nel pulmino? Chi è il più caciarone, come dite voi? Diciamo, fondamentalmente più caciarone, molto probabilmente
Repetto, forse Junior, forse più cacciarò di tutto. Perché vabbè, comunque il gruppo è pieno d'allegria. Certo, lo so, perciò te lo sto chiedendo. Sicuramente. Poi vabbè, comunque è un gruppo eccezionale. Mi fa piacere. Senti, ma quando sei entrato in classe, prof, che hai portato la Serie B, la maglietta così il giorno dopo? Assolutamente, i ragazzi sono contentissimi, anzi per loro è stata una rivelazione avere, diciamo, un docente abbastanza calmo per me, poi avere all'improvviso essere presidente di una squadra di calcio a 5 e poi diventare all'improvviso sfegatato di tifoso più di calcio. Più difficile insegnare o fare il presidente? Sicuramente fare il presidente. Ci sta più gusto. Sono d'accordo con te. Walter, di Domenico invece, in questo gruppo tu hai, diciamo così, portato queste due perle marsicane. Cosa intendi fare per il futuro? Fornire altri elementi? Sono arrivato in punta di piedi insieme ai ragazzi e abbiamo avuto la possibilità di conoscere anche una cultura diversa di calcio a 5 rispetto alla zona nostra. Hai detto tante volte, si respira un'aria particolare da e quindi parte. Posso soltanto dire che i ragazzi Oscar e Fabrizio si sono subito messi sono a disposizione della Rocca, del mister e quindi si sono resi importanti in questo gruppo grazie al gruppo che li hanno fatti da proprio come persone, come degli amici. E per quanto mi riguarda, io penso di aver dato a Peppe nei momenti difficili un appoggio morale in tutto. Questo era il mio compito. Confermi? Questo è il mio compito. Questo era il mio compito perché, ti ripeto, in punta di piedi siamo arrivati e per quanto mi riguarda, per il futuro, penso che me ne andrò in punta di piedi. Perché comunque credo che, vabbè, un po' scomodo venire qui e... Vabbè, tanto non ci crediamo, comunque sia. È un uomo di peso sicuramente, in tutti i sensi, perché sta bello massiccio, il grande Walter, che è un mito nella sua area. Chiudiamo con Paolo. Scusami, Sergio. Dice, sì. C'è Di Martino che... sa rifare il mister benissimo. No. Lo sai imitare? Un po'. Si è rifiutato. Non ti sento perché non c'è il microfono. Si rifiuta perché è qui presente. Dai, volo in un secondo soldato. Mo Simone Emo, la curiosità ce l'ha messa, dai. Le senti, donne sono curiose, senti ma... Spitilli, allora stasera andiamo a mangiare scurcola, ci facciamo due carne a braci a scurcola. Allora, veramente... Un applauso a Simone Di Martino. Paolo Di Lorenzo, chiudiamo con te rapidamente. Roberta, una domanda. Abbiamo visto Nicole lì, abbiamo visto in primo piano che aveva una maglietta figlia, che forse scendeva giù un po' troppo. Beh sì, era un pochino grande con la fine maglietta inquadrata. Ecco qua. La mia domanda, più che una domanda, è un'osservazione. Ecco, effettivamente nella seconda parte del campionato voi siete cresciuti tantissimo proprio sul piano del gioco, siete diventati più squadra. Effettivamente della Dem si pensava questo, la Dem è la squadra da battere, quando magari eravate terzi in classifica. Avete avuto anche dei rinforzi validi, Marianetti, Della Rocca comunque ci hanno dato una grossissima mano. Sei d'accordo con questa mia osservazione? Sì. Per noi i due ragazzi sono stati il 50% per il fatto del mercato di riparazione. Poi, c'è stata una vera e propria crescita, cioè vi siete amalgamati, più gruppo più squadra avete fatto. Sì, questo sì. Soddisfatto? Tanto, una bella annata. Dopo abbiamo vinto subito col fatto della Coppa Italia, della Coppa regionale. E poi niente, non è andata bene, non abbiamo subito vinto il campionato, però dopo l'abbiamo fatto a livello importante nazionale. Ci sei capitato tante volte con i cartellini rossi, tu dici sempre a me capita, qualche colpa ce l'avrei pure Paolo. Ma sicuramente, però pure... Allora, Paolo è un grandissimo giocatore, Fulvio l'avrà visto chissà quante volte, molto tecnico pure. È anche un bel temperamento, vero Nea? Perché anche con gli infortuni ha voluto giocare, ci ha provato, ha riprovato, e questa è una virtù. Ma mi toglie la curiosità, perché ti chiamano Cri Cri? È un soprannome di famiglia, che viene dalla famiglia, sì, sì. Quindi non è personalizzato? No, è un soprannome di famiglia.
Non c'è una ragione specifica? Non lo so, guarda, non ho mai chiesto. Che Croce Rossa italiana, il canto se il di Paolo Di Lorenzo, perché se chiedi Paolo Di Lorenzo lo conosce il suo, se chiedi Paolo Pecchi lo conosce il suo. Ecco, esatto, perfetto. Sergio, non so se l'hai detto, comunque Bocastrum, Castorano, Real Dem andrà in onda mercoledì 27 maggio alle 22 sempre su Rete 8 Sport. Non sembra so se l'hai detto, comunque lo ricordo. L'avevo detto. E non fa mai un flash oltre due e poi passiamo di nuovo a parlare un po' del Pescara, perché dobbiamo leggere questa roba qui. Con Fulvio, preparate l'ultima domanda tutte e due prima di addormentarvi. Enea, la B, fermate lì, avete già idea di andare oltre? C'è questo connubio con il Pescara Calcio a 5, dici tutto. Ma guarda, io innanzitutto non ho avuto occasione nella finale di poter guardare la partita, come hai detto tu. Hai visto adesso il bel gol, no? Siamo arrivati in ritardo, la partita è iniziata in ritardo, lì era veramente piccolo come palazzetto, quindi non gustarsi questa finale a pieno, sinceramente un po'... Ti è dispiaciuto? Mi dà fastidio. Noi quest'anno abbiamo attraversato tanti problemi. Lascia stare quest'anno, poi... futuro, vuoi sapere il futuro? Io dico questo, per il futuro adesso non ho intenzione di parlarne, sarà un momento di riflessione. Volevo ringraziare Danilo Iannascoli, Fabrizio Iannascoli, Matteo Iannascoli per il lavoro fattivo che hanno fatto con la Real Dem. Se oggi la Real Dem ha ottenuto questo risultato, il merito è gran parte loro. Quindi ci tengo a ribadirlo, perché molte volte si è prese tante situazioni e non è sempre facile poter arrivare a tutte le persone, e quindi oggi mi sento, ecco, un attimino di soffermarmi su queste figure che sono state sempre vicino, che ci hanno veramente spianato la strada quest'anno, che molto probabilmente da solo non ce l'avrei mai fatta, e quindi un elogio particolare va a queste tre persone che sono state vicine alla Real Dem. Del futuro non puoi parlare, per quanto riguarda? No, volevo darti dei dati, che sono 10 anni che una squadra abruzzese non vince in playoff. Nel 2004 fu un nuovo Pescheto che poi divenne Acquasapone. E nessuna squadra è riuscita a vincere Coppa Italia e playoff, o ha vinto campionato e Coppa, oppure ha vinto solamente Coppa o solamente campionato. Però Coppa e playoff non era mai riuscita nessuna società. Poi volevo ancora una volta elogiare il mister Repetto, che ormai sono 5 anni che è con la Real Dem. Vorrei arrivare a questo con un applauso. Allora Giuseppe, io ci ho provato, l'ho portato per mano per sapere un po' che fine farai tu. Cioè, se mi permetti di finire... Vuoi confermare, sì, Repetto voglio, qui volevo, in diretta? Finire, no, perché viene appunto da quella famosa finale di 4 anni fa. Peppe, che ha visto lui in finale con il Pescara, che gli ha dato anche la possibilità di andare in nazionale. Poi è stato sempre attaccato alla maglia della Real Dem, veramente ha vissuto momenti critici con la retrocessione della Real Dem in Serie C, non si è mai dato scomposto. Colpi di testa, quindi un grazie al mister Di Domenico, che ci siamo incontrati così da una burrasca sua a Vezzano. Io ho sempre stimato il suo lavoro, gli ho detto che la situazione era che il Repetto conduceva, se si voleva mettere a disposizione, lui da grande professionista che è si è messo subito a disposizione. Voglio ringraziare che Junior, che comunque penso che ancora oggi detiene il record del giocatore che ha segnato più in Serie A. Junior, giusto, quanti gol hai fatto in totale? Vediamo un po' se te lo ricordi, allora, se hai studiato. Il microfono, giusto. Fatti i conti, più o meno. Per fare i conti ci vuole un po'. Sì. Nel 97 ho battuto Matrang nel regular season, ho fatto 54 gol. In regular season. O cominci dal 97? no, anno per anno, più o meno il totale. Allora, sennò qua... In Serie A penso più di 500. Sì. In Serie A penso più di 500. In Serie A più di 500. Beh, voglio dire. Complessivamente tra le varie categorie arrivi quasi a 1000?
Quello penso di no, però sì, 800. Un bel po', un bel po', un bel po'. Eh? Un bel po'. Un bel po'. Giuseppe, l'ultima battuta a te? Fammi finire a concludere, no, perché abbiamo perché un servizio speciale io, per voi, se questo no... ci tenevo a soffermarmi, sai, perché siccome quest'anno è da tanto che non ritorno in trasmissione tua, quindi questo tempo me lo voglio prendere, concedo. Non è per questo. Volevo ringraziare tutte le mamme della scuola calcio, con i ragazzi della scuola calcio, che veramente sono stati vicino a una squadra di Serie C. Penso che sia stato unico in Abruzzo, se non in Italia, che veramente la squadra si sia permessa di entrare con i ragazzi, di festeggiare con i genitori. E io spero di aver ringraziato tutti quanti, e se qualcuno mi sono manca dimenticato l'appello. chiedo scusa. Anche perché è tarda ora. Giuseppe, tu in un flash, ringraziamenti li hai fatti tutti Enea. Sì. Prossimo anno? Io spero soltanto che continui questa collaborazione col Pescara Calcio a 5. Che ma hai voglia di fare ancora giocatore e allenatore? Ma non lo so, questo lo decideranno. Perché è difficile. Questo lo devo decidere soltanto io, penso. Penso che lo debbano decidere pure gli altri, ma non è la cosa più importante. L'importante è che la DEM continui ad andare avanti, perché ha una storia lunga che deve continuare. E sarebbe molto importante se lo facesse con il marchio del Pescara Calcio a 5, che oggi credo che rappresenti la miglior società di Serie A. Tra l'altro farete 20 anni fra un anno, Enea, sì, mi stavi dicendo, nel 1996, quindi anche questa è una delle società più anziane del calcio a 5. Quindi dovrò invitare per forza quest'altr'anno, ti ho tanto prenotato, è vero, va bene? Che il famoso Danilo Iannascoli ha militato nella stagione 2003-2004, 2004-2005 in Serie C proprio con la Real Demo. Ci azzeccava in porta? Come? Ci azzeccava in porta, Danilo? Ma guarda, Danilo era un buon giocatore, un buon universale, sapeva... Peccato che non c'erano le telecamere. Quella. Sì, quando non c'erano le telecamere, anche lì noi davamo filo da torcere. Ci fermiamo qui. Mila, un flash col mister Collini. I giocatori che hanno già partecipato a appuntamenti importanti come finali playoff, semifinali eccetera, sono avvantaggiati perché dovrebbero sentire meno tensione. Vale anche per gli allenatori, visto che tu sei lo special one del calcio a 5 e invece Capurso non ha esperienza di questo tipo, viene da Biscelli. Come ho perso bene le due finali quest'anno. Finale è la finale, Capurso comunque è un grande motivatore, 50-50, ho già detto. Non posso dire altro su questa finale. Francesca ha detto ma io Franci. Più che una domanda, ci tengo veramente a fare in bocca al lupo, perché ho visto una grandissima emozione da parte di tutta la società, di Danilo, di Matteo, ma anche di Fabrizio, che era veramente commosso quando alla fine della semifinale. Quindi un incitamento al mister a farsi di realizzare questo loro, anche loro sogno, un grande in bocca al lupo sulle spalle. Sì, mi rendo conto di quanta sia la pressione, quindi un grosso incoraggiamento in bocca al lupo alla squadra. Mi associo in bocca al lupo e anche all'Real Dem. Certo, assolutamente, complimenti. Roberta, vai sì, velocissima, sì. Speriamo che ci capiscano qualcosa da casa. Carta e penna, spero di essere il più chiara possibile. I sostenitori della SD Pescara potranno accedere alla gara 1 di finale playoff a SD Pescara Caos Ferrara, che si svolgerà giovedì 28 maggio 2015 presso il Pala Giovanni Paolo II di Pescara, in un limite massimo di 1900 ingressi. Per accedere alla gara, suddette i sostenitori dovranno dotarsi di tagliandi gratuiti che saranno distribuiti a partire da lunedì 26 maggio, cioè presso, esatto, presso la sede del Pescara Calcio a 5, sita all'interno del Pala Rigopiano in via Rigopiano, o presso lo store della Voce dei Pescaresi in via Valligiani 9, sempre a Pescara. Valignani. Entrambi, come? Valignani. Valignani? Valignani. Era scritto male, comunicato. Sì, vabbè, Valignani, vabbè, tanto lo sanno. Entrambi i punti di distribuzione dei tagliandi saranno aperti nella giornata di lunedì 26 maggio dalle ore 16 alle ore 18:30. La sede del Pescara Calcio a 5 sarà aperta al pubblico nei giorni successivi secondo i seguenti orari: martedì 26, mercoledì 27, ore 9:30 a 12:30 e ore 14:30 a 18:30. Giovedì 28, ore 9:30 a 12:30. Lo store della Voce dei Pescaresi sarà invece a disposizione dei tifosi martedì 26 e mercoledì 27 in orario continuato dalle ore 9:30 alle ore 19:30, mentre giovedì 28 dalle ore 9:30 alle ore 12:30. Si fa presente che detti punti di distribuzione saranno accessibili fino ad esaurimento dei tagliandi e, vista l'enorme richiesta di accessi
che ci è pervenuta, è facile credere che tutte le disponibilità verranno presto esaurite. Si prega quindi tutti gli interessati di essere solleciti nel ritiro dei Tagliandi. Si rende noto inoltre che ad ognuno che farà richiesta di Tagliandi potranno essere concessi solo due biglietti d'ingresso, sui quali verranno poste le generalità di coloro che ne usufruiranno. In questa occasione l'accesso al Palasport, grazie alla distribuzione dei Tagliandi e a ben 8 ingressi disponibili, sarà ben più sollecita e veloce rispetto a quanto accaduto in gara 2 di semifinale. Si consiglia però a tutti un ingresso anticipato di almeno 30 minuti per garantire ai medesimi spettatori un flusso graduale ordinato. La dirigenza biancazzurra inoltre riserverà alla società ospite 100 ingressi in un settore ad essa riservato. Sì, al di là di una discordanza che c'era, ma secondo me da casa staranno dicendo non ho capito niente. Nulla, ma neanche io ho fantastico. Capito quello che ho letto. Massimo, partiamo con qualche immagine delle giovanili, vediamo quelle relative alla premiazione della formazione. Velocemente volevo... Sì, intanto le prepariamo, vai sì, Roberta. Volevo dire marcatori, primi. Ovviamente si parla di playoff. Anche 16, perché il capocannoniere è? 16 reti, 16 o 10? 10 reti per Recce, mi sembravano un po' tanti. Insomma, sono comunque tanti. Perché vive una splendida forma, sta vivendo. 5 per Bertoni del Caos e Valtigno della Luparense, 4 per Salas del Pescara insieme a Fortino dell'Assi, 3 per Cuzzolino, Calderoli, Cavinato, De Oliveira dell'Acquestapone e Canal del Pescara insieme ad altri. 2 per Pesser, Colessi, Nicolodi del Pescara ed altri, un gol per Leitao, Mammarella, Murillo della Questapone e Rogerio del Pescara. Ma Pesser non ne ha fatti 3? 2? 2 è corretto. Andiamo con queste immagini, Massimo, parliamo di giovanili, Final 8 si sono concluse, quelle relative a juniores, allievi e giovanissimi. Qua stiamo vedendo le immagini della juniores della Vislanciano, che era l'unica rappresentante che è arrivata fino in fondo, anche se poi erano soltanto in effetti 4 squadre. Aveva vinto la semifinale, nei quarti intanto l'Acqua e Sapone era stata eliminata nei quarti per quanto riguarda la formazione della Sacra Famiglia di Rovereto, gli abruzzesi in gol Musa, poi comunque si sono piazzati al settimo posto avendo battuto il Cagliari per 6-2 con doppiette di Ranalli e D'Angelo, un gol a testa di Musa e di Osmani. In campo maschile assegnati i titoli, intanto vedete queste immagini contro la Lazio detentrice del titolo, juniores Fenice Venezia del solito Pagana, continua a vincere, allievi Aci Reale con una pazzesca rimonta sul Napoli, giovanissimi la Meridiana Catania. La Sicilia ha vinto, pensate, 6 titoli su 7 nelle edizioni appunto dei giovanissimi. Qui stiamo vedendo il primo gol della formazione laziale di una certa Grieco, dopo appena 38 secondi, altro pasticcio, qui vediamo subito un pasticcio della formazione della Vis, del presidente Cotellessa che si è arrabbiato tantissimo, lo vedremo in primo piano in precare fra un po'. In 4 minuti una doppietta di Alessia Grieco, ecco qua il secondo gol in brevissimo tempo, poi accorcerà le distanze la Papponetti per i colori rossoneri, questo lo vedremo fra un attimo. Stavo completando, nell'Under 21 invece si è ancora alle semifinali, in corsa sono Aosta, Villorba, Orte e Coggianco, ecco qua il gol della Papponetti, 2-1 temporaneo, poi arriverà il gol del 3-1 su calcio di rigore che vedremo fra un attimo, anche questo piuttosto contestato. Dicevamo della Vislanciano che aveva comunque eliminato nella semifinale vincendo per 7-2 il Tiene con tripletta di Antonella Plevano, ecco qua il calcio di rigore assegnato, doppietta della De Massis, un gol della Polucci e un gol della Papponetti. In finale quindi il titolo viene ceduto di nuovo alla formazione della Lazio, che qui vediamo trasforma il calcio di rigore del gol del 3-1 al settimo minuto. Poi ancora la squadra di Giorgio Regni, la partita si è giocata a Martinsicuro, il Teramano ha ospitato tutte le finali nazionali giovanili, tranne ovviamente l'Under 21, mentre vi preannuncio che intanto questo è il gol numero 3 della Greco, il che segnerà un altro gol un minuto dopo al quindicesimo, ancora lei quaterna per lei e il primo tempo si concluderà sul 5-1, eccolo qua il gol del 5-1 alla fine del primo tempo. Nella ripresa ancora la Lazio segnerà il gol del 7-1, del 6-1 e del 7-1 con la Cipriani e ancora Grieco, ripeto, 4 gol per questa giocatrice che è un po' la portabandiera, la vedremo tra un attimo. Stavo dicendo che le giovanili si sono svolte nel Teramano, un'organizzazione molto capillare, particolarmente ci tengo a dirlo, del responsabile regionale Sandro Riberardino, che ha lavorato ancora una volta in maniera indefessa, e l'Abruzzo di nuovo scelta come sede per questi eventi straordinari, mentre a Milano
giocheranno la settimana prossima, cioè fine settimana, inizio della settimana prossima, si giocherà la parte che riguarda il torneo delle regioni con la squadra juniores maschile e la rappresentativa femminile di Serie C per la regione Abruzzo. Speriamo che ci siano dei risultati positivi. Questo intanto è il primo dei due gol della Caporali, con cui la squadra di mister Maurizio Blasetti ha accorciato le distanze. Arriverà anche il 3-7 provvisorio, eccolo qua, ancora con la firma della Caporali. E poi la Piancastella, 17esimo, chiuderà definitivamente l'ostilità. Io faccio un complimento generalizzato a Conserva, Levano, Paolucci, Papponetti, Moltepi, ci sono la De Massis, tra l'altro figlia dell'ex calciatore Sabatino De Massis, che giocava anche nel Chieti qualche anno fa, la Caporali, la Berberi, le Silvestri, Brattelli, Vianale, Caporrella e Palomba. Ecco il gol dell'8-3 con cui si chiuderà la partita, la vedremo fra un attimo con il fischio finale. Vorrei fare un applauso a questa squadra juniores della Vista Lanciano che ci ha rappresentato fino alla finale, mi sembra anche giusto. Bene, allora, se non avete altre domande da fare, noi chiudiamo con uno speciale dedicato tutto alla Demma. Giusto, Sergio, scusami, qualche nota sul Montesilvano dimenticati della Serie A. Forse è meglio così, perché ha giocato davvero molto male la squadra. Sì, effettivamente una partita da dimenticare. Lazio-Montesilvano, ve lo ricordiamo, è terminata 3-1. Peraltro era in vantaggio. Sì, effettivamente, diciamo che ha colpito un palo Lusileia dopo due minuti, poi all'ottavo Bruna ha trovato il vantaggio, all'undicesimo Lusileia un tiro deviato, comunque ha sottoscritto il pareggio, e poi al tredicesimo Puga su punizione trova il raddoppio. Altro palo poi di Lusileia, tiro libero sbagliato dell'Iturriaga, quindi tanta comunque sfortuna delle ragazze di Francesca Salvatore, mentre nel secondo tempo, nella ripresa, al secondo Lusileia decide di chiudere i conti sul rigore, fallo proprio della Ganfili. Palo poi della Siclari, espulsa Violi della Lazio a 29 secondi dalla fine. Non ci sarà la Violi nella gara di ritorno, si giocherà, abbiamo già detto, alle 4 di domenica 31 maggio. Sarà dura, ma non impossibile, perché in bocca al lupo, ragazzi. L'ultima domanda la faccio io a Fulvio, se non ci sono interventi. Mila, stai per addormentarti completamente. Fulvio, in società come si vive invece? Tu la vivi da allenatore, insomma, esperto con 11 titoli. I giocatori naturalmente dipendono tantissimo da questa fase straordinaria, ma in società come la si vive questa? A me sembra esperienza? Che la società sia stata sempre equilibrata dalla prima giornata. Non ci aveva chiesto le finali, ovviamente, aveva chiesto una dignità di salire di rendimento e di attestarci nelle alte sfere del futsal nazionale. Devo dire che arrivate le finali, arrivate anche la vittoria della regular season, la società ha mantenuto un profilo basso sia all'esterno sia all'interno del gruppo di lavoro, che è la cosa migliore, devo dire, per poter comunque lavorare nel tempo in una certa maniera. Sono molto sereni, anche se ovviamente stando vicini a un traguardo che sarebbe immensamente piacevole per tutti, dentro di loro sicuramente anche loro saranno intenzione, però a noi non ci è arrivato nulla di questa tensione. E il fatto di giocare al pala papà pala Giovanni, se mai, insomma, è difficilissimo, papà Voitiva, che cosa significa, al di là del fatto che poi ricordi non proprio, diciamo, felici, diciamo di come si è conclusa la coppa, perché sennò eravate arrivati lì. Dopo parlo proprio del terreno, del luogo, del sito. Il non terreno è più grande, quello che dovrebbero augurarsi tutti di vedere in una finale, il 40-20, cosa che non sarà invece a Ferrara. Poi ovviamente, vista anche il restringimento del potenziale, no, numerico del Pallaricopiano, dettato dalla questura, a 750 posti non ci sembrava neanche idoneo poter svolgere una finale lì, e quindi abbiamo moltiplicato quasi per tre questo numero di tifosi possibili, giocando in un habitat più consono a una finale scudetto. Secondo me non fosse altro che parte la superficie per proprio l'ampiezza degli spalti. Bene, tanti presupposti positivi, Roberta. Scusate, volevo dare un dato che mi ha fornito poco fa Matteo Iannasco, il direttore sportivo, che è qui dietro le quinte. Oggi è il primo giorno di distribuzione, diciamo, dei biglietti, perché sono gratuiti, sono stati dati 1500 tagliandi, giusto Matteo? Già 1500, sì, 1500, considerando che oggi erano reperibili soltanto presso la voce dei pescaresi, giusto? Da domani saranno anche disponibili al Pallaricopiano, quindi insomma un bel dato. Si metteranno sul tetto gli altri tifosi. Va bene, comunque c'è la diretta Rai Sport, almeno questo sicuramente garantirà la possibilità di vedere la partita in un modo o in un altro. Chiudiamo con questo scorcio finale, tutto a voi, è abbastanza lungo. Fulvio, se dovete andare voi potete anche chiudere qui. Roberta?
Sì, effettivamente abbiamo sforato un pochettino. Lo so, un pochettino, un po' fatto eccezionale. Gli eventi naturalmente lo richiedevano. Chiudiamo con questo filmato unico, questo blocco in cui si riepiloga un'annata per le immagini a nostra disposizione, dedicato al successo della Dem e alla promozione della Serie B. Vai.
You do it, have a glass, let me put you in the mood, and
little Cupid, looking like a student, long hair with your big fat booty. Back in the days, you was the girl I went to school with. Had to tell your mom and sister to cool it. The girl wanna do it, I just might do it. Hit her off with some pimp fluid. Mommy, don't worry, I won't abuse it. Hurry up and finish so you can watch Clueless. I laugh at these kids when they ask who do this, but everybody know who girl that you is. Beautiful, I just want you to know. Yeah.
Bene, eccoci in studio, chiudiamo qui, l'ultimo applauso ve lo facciamo noi per queste immagini che naturalmente ha montate con molta pazienza il nostro Massimo Pacilio. Grazie Massimo. È un lavoraccio però meritatissimo per voi, per questo successo, per questa risalita in Serie B, perché Enea, non dimentichiamo che da lì voi provenite, quindi un ritorno anche abbastanza rapido con un campionato bellissimo, emozionante fino in fondo, compresi i playoff, e non è mai facile. Noi ringraziamo la Real Dem per questa presenza massiccia, totale. Salutiamo anche Fabrizio Marianetti che manca, ringraziamo Fulvio Colini e naturalmente un in bocca al lupo eccetera eccetera, la balena non si può dire. Ringraziamo Mila Cantagallo e Francesca Lupone, splendide, e vi aspettiamo qui per un altro incontro. Roberta vorrà dire che insomma la questione è stata lunga. Grazie al nostro Giuseppe Repetto e complimenti ancora a Enea D'Alonso e a tutto lo staff di questa splendida formazione della Real de Montesilvano, che ha raggiunto l'obiettivo che si era prefissato. Roberta, è davvero tutto, allora bacione, grazie a Massimo Pacilio e Andrea Berardinelli, grazie per averci seguiti, grazie a tutti, ci sentiremo lunedì prossimo per la 35ª puntata. Buonanotte.